Cari colleghi, oggi è sabato 13 maggio, sono appena arrivato in apiario e guardate qua, deve essere proprio iniziata a sciamare pochi minuti fa ed eccola qua, una nuova famiglia. Guardate che bello, sono felice perché mi piacciono gli sciami, mi piace recuperarli, è bella la sciamatura. E perciò va benissimo, sono contento, me lo aspettavo e aspettavo volentieri, aspettavo con ansia una bella sciamatura. Credo sia la 7, forse l'arnia del mio amico che ha chiamato Bambi, forse è partito da Bambi perché vedo un po' poche api. Mi sa che è partita da lì. L'ho vista quasi in diretta anche questa volta. Pazzesco. Se fossi uscito mezz'ora prima, probabilmente avrei assistito alla cosa. Ok. Sì, sembrerebbero essere proprio due sciami separati. Non si vede proprio benissimo perché c'è un po' la luce un po' brutta. Quello comunque è uno sciame principale, credo sia quello di Bambi, invece. Quello lì è un altro sciamettino, credo proprio. C'era bel tempo, ma in questi giorni è normale che cambi e infatti sta cambiando di nuovo, come ci si aspettava, c'è molto nuvolo. Allora, io adesso mi sono preparato qua 5 telaini, questo non ha neanche il cerreo perché non ne avevo pronti, ne ho infilati due cerei al momento, uno intero, uno solo una metà cerreo. Questo qua e ce ne sono uno parzialmente costruito e uno interamente costruito che mi farà anche un pochino da esca perché un po' di polline c'è e molto impregnato di odore di arnia. Senza ulteriori indugi, dato che il tempo non è molto clemente, procederò al recupero. Allora, adesso il cellulare. Stop. Ok, allora è iniziata a piovere, non so perché sciamano proprio quando dopo viene a piovere. Valla a capire ste api. Comunque niente, ecco un altro bel recupero con apicoltura con Andrea Mossa. Ok, allora è iniziata a piovere abbastanza intensamente. Sono riuscito a recuperare quasi tutte le api, le ho chiuse, però ho lasciato il polistirolo sotto l'albero, così almeno appena smette di piovere, o almeno domani, le altre che hanno formato un piccolo glomer riescono a sopravvivere. E appena possono chiamano le altre e ritornano. Appena possibile vedrò che sono tutte rientrate, lo metterò nella nuova postazione. Sono passati 2 giorni, quello lì era lo sciame trovato sul castagno. Alla fine apparteneva alla famiglia del mio socio, quella lì. Oggi ho fatto uno sciamettino piccolino che adesso dovrò portare in un'altra postazione.
perché durante i controlli questa famiglia c'era una cella percolata abbastanza bella, e allora ho fatto alla svelta un nucleettino su un telaino più un telaino di api scrollate che adesso devo portare via. Ci ho innestato quella cella lì, lascio un attimo che sentano l'orfanità e dopo le porterò, innesto la cella bene dentro nei telaini e dopo li porto in un altro posto per salvare le bottinatrici, perché vorrei evitare di nutrire oggi. Tra l'altro ho segato insieme al mio socio, ho segato tutto il prato anche davanti agli apiari, all'apiario, guardate che bello, e non credo che le api stiano ringraziando, ma oggi davvero un bel tempo e guardate che volo molto intenso. Cari colleghi, un altro video finisce qua e un altro recupero finisce qua, spero non sia l'ultimo, ma comunque siccome adesso ho un altro apiario magari farò le cose un po' meglio, anche perché sto facendo anche un'altra cosa, un'altra pratica nell'apicoltura che vedrete in un prossimo video, forse qualche indizio è messo qua e là in qualche video, ma più avanti farò proprio un video bello su questo argomento qua. Cari colleghi, iscrivetevi al canale, un bel like se il video vi è piaciuto, un bel commento per qualsiasi cosa e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!